Se c'è un avvoltoio che si distingue dagli altri per essere quasi interamente coperto di un bel piumaggio bianco candido, quello è il capovaccaio. Spicca solo il becco giallo, che usa per portare in volo i sassi da lasciar cadere poi sulle uova altrui, e le ultime penne della coda, quasi nere. Eppure il nuovo nato sul nido del Parco Natura Viva sembra essere privo di ogni segno distintivo, poco somigliante a mamma e papà, da far sorgere il dubbio di appartenere ad una specie diversa. Le sue penne vanno dal marrone chiaro al marrone scuro, il becco è grigio e anche la cresta sulla testa è uniformemente scura. E non c'è alcun paragone che si possa fare con gli altri giovani. Si tratta dell'unico pulcino di capovaccaio gingeniano nato in un parco zoologico del mondo quest'anno. In realtà, spiega il veterinario, il nostro giovane non è stato adottato dai suoi genitori, ma è dotato di una forma di mimetismo comune tra i piccoli di molte specie, che permette di avere maggiori possibilità di sopravvivenza confondendosi con l'ambiente circostante. Inserito nella lista rossa UCN come minacciato di estinzione, il capovaccaio si nutre di carcasse e uova altrui, che è in grado di rompere grazie all'utilizzo di frammenti di roccia. È dunque un prezioso spazzino della natura che conta 3 sottospecie, oggi tutte a rischio estinzione in Europa, in Asia e nel Nord Africa. Il nostro giovane è oggi solo 4 mesi e per assumere la tipica colorazione bianca di mamma e papà dovrà ancora attendere 6 lunghi anni.